Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale PeppeJepp93. Sono qui con un video oggi perché è uscita l'ufficialità di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, e non potevo non dire la mia. Penso che, come tutti possano immaginare, i tifosi del Napoli ci siano rimasti molto male appunto per questa decisione di Maurizio Sarri, forse anche proprio tutti i tifosi in generale. Rimangono delusi dal fatto che negli ultimi anni comunque ci siano stati state diciamo dei tradimenti eccellenti, ad esempio, sempre rimanendo in tema Napoli, Higuaín e Sarri, che comunque erano i due simboli proprio del Napoli che voleva credere nel sogno dello scudetto. Quindi un po' forse è tutto sconvolto, cioè è tutto sconvolgente, tutta questa cosa. Io però voglio dire una cosa: io sono uno di quelli che ringrazierà sempre Sarri, nonostante io l'abbia criticato anche a lungo, però nessuno di voi, o comunque pochi di voi, sanno che io ho sempre voluto Sarri sin dall'inizio. Anzi, quando venne Sarri, io forse ero uno dei pochi che difendeva Sarri a spada tratta e diceva: lasciatelo lavorare perché è davvero forte. Ed è stato così. Poi ci sono stati dei problemi perché ovviamente a un certo punto era diventato sterile il gioco di Sarri, molto prevedibile, ma forse non era nemmeno colpa sua, forse probabilmente non avevamo dei giocatori all'altezza per il suo gioco, per il suo tipo di gioco, giocatori forse veramente non top per quello che lui cercava in quei giocatori. Comunque io sono uno di quei tifosi che invece ringrazierà, come stavo dicendo, sempre Sarri per quello che è stato e per quello che è e per quello che sarà comunque. Perché comunque noi racconteremo della sua storia, senz'altro. Ed è proprio la sua storia quello che mi fa dire sì, vai. Vai pure alla Juve perché comunque. Io penso alla sua carriera, alla sua gavetta e non posso che avere davanti agli occhi le immagini di lui che con una medaglia si commuove. L'avete viste tutte, penso, queste immagini, le immagini di lui che ha vinto appunto l'Europa League con il Chelsea e di lui che si sta da parte, si mette da parte con questa medaglia. E quasi piange dalla contentezza, come per dire, come un bambino, no? Come per dire, dopo tanti anni ho qualcosa, cioè mi sono guadagnato qualcosa. Quindi io sto pensando comunque al fatto che lui meriti tutto questo, meriti una grande squadra come la Juve. Lasciamo stare da parte appunto la rivalità, che è una cosa che c'è e non possiamo negarla. È normale che io lo odierò, tra virgolette, sportivamente. Anzi, ho anche paura perché comunque Sarri è un grandissimo allenatore per me. Ripeto, a Napoli l'ho criticato, ma è normale perché non credevo tanto in quella squadra, quindi mi aspettavo in lui qualcosa di diverso, che cambiasse un attimino il suo modulo, comunque un attimino rivedesse i suoi schemi. Però comunque lui è passato ad allenare, per dire, vi faccio un esempio, è passato ad allenare il Sorrento. Quindi, che ne so, un giocatore che nemmeno conosce, cioè un Pasquale di Domenico che giocava nel Sorrento, adesso è passato a allenare Cristiano Ronaldo con l'ambizione quindi di allenare una squadra che vuole vincere la Champions. Quindi, cioè, siamo partiti veramente. Cioè, per questo io dico, onore a Sarri, la sua storia penso che sia davvero straordinaria, bellissima, veramente. Che può essere applicato in tutti i settori, no? Che comunque lui è partito non dal basso, ma di più dal profondo proprio, per arrivare poi ai vertici del calcio europeo, quindi anche mondiale a questo punto, se vogliamo dirlo. Quindi, secondo me, gli va sempre detto grazie, va sempre ringraziato, gli va augurata comunque una buona stagione, una buona esperienza a Torino. E ovviamente noi per i tifosi del Napoli è ovvio che noi speriamo di vincere noi lo scudetto, di fare la gambetta alla Juve, però sinceramente, visto che comunque non è nelle nostre corde la Champions League, cioè, o perlomeno non sembra esserlo, poi può essere pure che effettivamente ci possiamo arrivare, io mi auguro che possa vincere con la Juve. Ovviamente se arriviamo che fra Napoli e Juve vincerà il Napoli.
dico, capisci, se Napoli dovesse a un certo punto non farcela, ovviamente, che penso che comunque non arriverà mai ad essere all'altezza della Juve, perlomeno quest'anno, questo voglio dire, nonostante le voci su giocatori che effettivamente farebbero fare non un salto di qualità a due, perché i vari Manolas, James, di cui si parla, davvero farebbero fare dei grandi passi, dei grandi salti avanti. E niente, questa è la mia opinione. Ovviamente, vi ripeto, sarei alla Juve. Non mi fa piacere perché sono tifoso del Napoli, però mi fa piacere per lui, perché comunque è una persona che ci ha dato il cuore, è una persona a cui noi abbiamo dato il cuore e abbiamo regalato i nostri sogni. Un'altra cosa volevo dire, ovviamente, perché questa è la cosa forse un po' più a cui ci tengo, visto che lui ha dedicato la Coppa UEFA, diciamo l'Europa League, ai tifosi del Napoli, non vorrei che lui dimenticasse questo legame. Ovviamente dopo una scelta del genere questo legame andrà un po' un attimino a segretolarsi, no? O comunque si allenterà questo legame, però io mi aspetto di vedere quali saranno i suoi comportamenti quando lo Juventus Stadium, l'Allianz Stadium o comunque i tifosi della Juve intoneranno cori di dubbia bellezza, diciamo, cioè di dubbia sportività. Quella è una cosa molto importante. Bisognerà vedere come agirà Mister Sarri. E niente. Poi un'unica cosa buona, qua faccio una battuta: se dovesse prendere Isai alla Juve, questo ci fa un piacere a Napoli, no? Indebolisce la Juve. Vabbè, ciao a tutti ragazzi, questo è un video che ho voluto fare di commento su questa notizia. Pensavo durasse di meno, è durato 7 minuti, se vede che ha avuto abbastanza cosa da dire. E niente, ci vediamo alla prossima, Forza Napoli, a questo punto ve lo ricordo. E niente, Forza Sarri a questo punto ragazzi. Ciao!